Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci che si intitola Roma all'inizio del Medioevo. Storie, luoghi, persone, secoli VI-IX di Paolo De Logu, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di Roma nell'Alto Medioevo. Prego, professore, a lei. Sì, grazie tante. Fa molto piacere avere questa occasione di ovviamente presentare il mio libro e di entrare in contatto con un pubblico così vasto come quello di Italia Medievale, che altrimenti sarebbe anche difficile raggiungere. E quindi sì, prendo subito lo spunto da quello che è stato appena detto, cioè dal titolo del libro, Roma all'inizio del Medioevo, e perché subito vorrei spiegare. Perché l'inizio del Medioevo? Qual è l'inizio del Medioevo? Perché molti se lo domanderanno anche per sapere, insomma, questo libro da dove parte. L'inizio del Medioevo, cosa sono le invasioni barbariche? Di solito si prendono in considerazione. L'inizio del Medioevo può essere il 476, no? L'anno fatidico della caduta dell'impero romano d'Occidente. Ma qui in questo libro io comincio dal VI secolo, e più precisamente dalla riconquista dell'Italia da parte dell'imperatore bizantino Giustiniano, dopo la famosa, insomma, per chi conosce queste cose, la nota guerra greco-gotica che portò appunto l'impero a riconquistare l'Italia e annetterla alla sua struttura, togliendola al controllo e al dominio degli ostrogoti che ci stavano da più di 50 anni. E perché comincio proprio dal VI secolo anziché un'altra data? Ma perché è proprio in questa circostanza che Roma entra a far parte di un sistema geopolitico nuovo e diverso da quello antico. Quell'antico Roma nell'impero romano era, diciamo pure, il centro morale, ma anche il centro ideale, per molti aspetti anche il centro amministrativo dell'impero. Non è stato sempre la sede degli imperatori, soprattutto negli ultimi tempi, però insomma rimaneva sempre la madre dell'impero. Quando entra nell'impero bizantino con la conquista di Giustiniano, la sua posizione cambia. Perché non è più il centro dell'impero, il centro è diventato Costantinopoli. Roma rimane una città importante, anche Giustiniano la riconosce come madre dell'impero, però è parecchio lontana, insomma. La riconquista giustiniana in realtà aveva riconquistato gran parte del Mediterraneo, quindi aveva ridato a Roma una certa centralità. Però ormai tutto l'Occidente europeo, diciamo l'Occidente barbarico, non rientrava più nell'impero e quindi Roma rimaneva in ogni caso, diciamo, se non in periferia, comunque distante dal centro amministrativo, dal centro politico, dal centro culturale dell'impero, perché le altre posizioni importanti nel Medio Oriente, cioè in Egitto, in Siria, nella stessa Anatolia. Quindi questa è la ragione per cui il libro comincia a metà del VI secolo, quando veramente si profilano le condizioni per uno sviluppo particolare della città, diverso dal ruolo e dalla posizione che la città aveva avuta precedentemente, diciamo, all'interno dell'impero romano, la sua connotazione classica, diciamo così. Poi questo libro, come dice il sottotitolo, arriva al IX secolo. Va bene, le ragioni di questa, IX secolo incluso, le ragioni di questa estensione, diciamo, magari le posso presentare più avanti, adesso è inutile entrare in dettagli.
diciamo che arriva al nono secolo perché in epoca successiva le cose cambiano nuovamente, cioè in realtà il periodo è tra due cambiamenti, il primo cambiamento nel sesto e il secondo cambiamento dopo la fine del nono, e questo mi è sembrato una buona ragione per identificare un periodo. Ora, quindi, il libro di quali, analiticamente, diciamo, quali secoli copre? Appunto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono. Lasciamo da parte appunto il nono per un momento, ma se pensiamo, seconda metà del sesto, settimo e ottavo, normalmente è l'epoca che viene considerata come l'età oscura, sia del Medioevo, sia della storia di Roma. I secoli oscuri, un libro molto precedente al mio, addirittura di 50 anni, insomma, molto bello, tuttora valido, di uno studioso inglese, era intitolato, dedicato a questo periodo, era intitolato proprio Roma nei secoli bui. E allora ci si potrebbe domandare, ma vale la pena di dedicare un libro ai secoli bui, quando poi, insomma, ci sono tanti secoli più luminosi, più ricchi di notizie, più ricchi di anche di, come dire, di resti, insomma, più amichevoli, diciamo, nel panorama storico. Io penso che no, insomma, bisogna proprio affrontare i secoli oscuri, ma non per una moda distopica come quella che va adesso molto di moda, in romanzi e saggi e via dicendo. No, 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 al contrario. Se posso dire, l'ambizione di questo libro è precisamente combattere la distopia e dire che anche nei secoli bui c'è stato movimento, c'è stata, se posso usare una parola un po' forte, c'è stata creatività. Vogliamo usare una parola meno forte? C'è stata resilienza. Ed è proprio alla resilienza della città di Roma nei secoli oscuri che è dedicato in parte, in buona parte, diciamo, il libro. Perché certo, come dire, se vogliamo dare un'occhiata alla situazione di partenza, cioè a quello che era diventata Roma già imperiale, ma quello che era diventata nell'ultimo secolo dell'impero, cioè dell'impero in Occidente, e cioè al V secolo. E beh, soprattutto gli archeologi ci hanno insegnato che le cose andavano piuttosto male. E il V secolo ancora, diciamo, l'impero in Occidente fino al 476 continua ad esistere, però Roma è messa molto male. Intanto gli imperatori non ci abitano più perché stanno a Ravenna, prima a Milano, poi a Ravenna. E quindi non è più la sede fisica, diciamo, della presenza imperiale. Poi l'impero ha perso nel corso del V secolo tutte le province occidentali, prima della riconquista di Giustiniano, ma la riconquista di Giustiniano avviene un secolo dopo, insomma, quindi intanto stiamo messi malamente. E gli archeologi hanno visto che cosa succedeva, lo sappiamo del resto, perché ormai sono notizie diffuse, cioè le terme vengono chiuse, non funzionano più, i templi vengono chiusi ermeticamente, diventa perfino, come dire, pericoloso entrarci, molti spazi pubblici perdono la loro funzione, vengono abbandonati, molte parti prive di funzione, molti edifici monumentali cominciano anche a degradarsi sensibilmente. La popolazione di Roma diminuisce molto. E quindi, diciamo, già il punto di partenza è un punto di partenza che presenta molti aspetti, se non negativi, diciamo comunque problematici. La città, senza dubbio, degrada. E è un degrado controllato, cioè non è abbandonata a se stessa, ci sono sempre delle autorità che la gestiscono, c'è sempre una popolazione che rimane una popolazione consistente, però in sostanza siamo, diciamo, in un momento in cui, ma perfino si cominciano
a seppellire morti in città, insomma, cosa che i regolamenti di polizia imperiali vietavano assolutamente, perché doveva esserci una separazione assoluta tra la città dei viventi e le città dei defunti. Quindi si parte in maniera già abbastanza problematica. Allora, la domanda è questa. Se questa è già la situazione di partenza nel V secolo, perfino nella prima metà del VI, nonostante tentativi del governo ostrogoto di mantenere il decoro della città, ma comunque se questa è la situazione di partenza, cosa succede dopo? Quando arriviamo, per esempio, nel VII secolo, che è il più oscuro, non solo per la storia di Roma, ma anche in generale per la storia medievale, per la storia dell'Occidente europeo, cosa succede? E beh, precisamente è quello che costituisce l'oggetto di questo libro, cioè l'indagine che ho cercato di fare per vedere, insomma, quali sono realmente i termini della questione e quali sono i modi di vita e i modi di gestione della città di Roma quando appunto si trova in una situazione geopolitica e istituzionale diversa e ha una, come dire, una situazione di partenza successivamente, sostanzialmente problematica, se non addirittura negativa. Allora, io pensavo di dare un'occhiata all'indice insieme con voi che ascoltate gentilmente, cortesemente, anche perché vi possiate fare un'idea di come è strutturato il libro, nel caso che voleste poi, come dire, sfruttarlo e sapete come metterci le mani. Allora, il libro è diviso in una serie di capitoli, come normalmente avviene in questi casi, e ogni capitolo è dedicato ad un secolo. Quindi c'è un capitolo del secolo VI, secolo VII, secolo VIII e secolo IX. Ognuno di questi ha un proprio spazio nel proprio, diciamo, assegnato. Ogni capitolo incomincia con quello che in maniera un po' banale, diciamo, dovuto se, come dire, indicare come il secolo VI, per esempio, a Roma, uno sguardo d'insieme, un paio di pagine in cui si fa una specie di profilo del secolo, cioè sinteticamente, guardate che in questo secolo sono successe queste cose e ci sono questi elementi di interesse. E questo vale per ciascun secolo, appunto. C'è sempre una introduzione, come dico, di un paio di pagine, che consente di orientarsi nella situazione generale. A questa segue una serie di, diciamo così, di articoli. Non c'è un racconto continuato. Per ogni secolo, la materia, che mi sembrava utile e importante, è interessante mettere in evidenza e raccontare, è articolata in capitoletti, sì, un po' più lunghi di un semplice paragrafo, comunque capitoletti separati uno dall'altro, si possono leggere indipendentemente uno dall'altro, si possono leggere in sequenza invece. Se si leggono in sequenza, naturalmente viene fuori un processo, diciamo, uno sviluppo degli eventi e delle situazioni. Se però uno non c'ha voglia, vuole saltare da una parte all'altra, trova che un titolo interessa più che un altro, può farlo perché ciascuno di questi capitoletti è autonomo, cioè si può leggere da solo e, nella mia speranza, voglio dire, nel mio intento, è che fornisca tutte le informazioni utili e disponibili per quel particolare argomento. Quindi diciamo, la lettura può essere appunto una lettura continuativa e secondo me, come dire, dà il senso generale dello sviluppo durante questi secoli, ma si può leggere anche seguendo dei punti di interesse che sono ben identificati, insomma, capitoletto per capitoletto, all'interno di ciascun capitolo grande. Se vogliamo, se volete, dare un'occhiata adesso sinteticamente a quello che si racconta
dentro ciascun capitolo, ve lo riassumo, ma molto brevemente, cioè il secolo VI. Cosa è successo nel secolo VI? Già lo abbiamo detto, la riconquista di Giustiniano. Roma entra in un sistema geopolitico diverso, ha qualche vantaggio perché ritorna a essere una città imperiale, in ogni caso, e viene sottratta al controllo dei regni barbarici, delle popolazioni barbariche. E quindi, diciamo, in qualche modo è un ritorno alle origini, ma origini che sono molto più tarde, peraltro, in quel tempo. E questo, crea un nuovo sistema anche di governo della città, no? Perché le autorità bizantine vengono installate in città. Il vincitore degli Ostrogoti addirittura va a risiedere probabilmente nel palazzo imperiale sul Palatino, insomma, quindi Roma ha delle possibilità e non solo, ma Roma è la sede del Papa e il Papa è nel sistema imperiale bizantino una delle grandissime autorità, una delle cinque grandissime autorità che governano collegialmente o dovrebbero governare collegialmente la Chiesa dell'Impero. E siccome l'impero è un'istituzione provvidenziale e ha un fondamento religioso, la presenza di queste grandi autorità religiose è essenziale per l'identità e anche per il governo dell'impero romano-bizantino. Il Papa è una di queste autorità e ha tra l'altro la competenza e l'autorevolezza ecclesiastica sull'Occidente. E quindi diciamo personaggio molto importante, voglio dire, nella stessa organizzazione politica dell'impero. Quindi Roma reintrodotta, riagganciata, reimmessa dentro la struttura imperiale, ha da un lato il prestigio del suo passato, dall'altro lato l'importanza della presenza del patriarca dell'Occidente. No? E quindi questo crea delle prospettive buone. In realtà si comincia anche a mettere rimedio, come si può, alle grandi, così diciamo, alla decadenza di cui ho parlato prima, cui ho fatto un cenno prima, al dissesto, degrado più che decadenza. E si comincia a mettere mano da parte delle stesse autorità, insomma, che cercano di ridare alla città una sua struttura, una sua efficienza, anche come centro politico-amministrativo. E ci sono infatti alcune costruzioni importanti di cui si dà notizia nei vari capitoletti, precisamente. Non solo, ma anche qualche papa ricomincia a, come dire, a prendersi cura dell'apparato ecclesiastico anche dal punto di vista monumentale. E ci sono anche costruzioni monumentali nuove, proprio nuove, sia perché fatte dalle fondamenta, sia perché hanno caratteri architettonici, artistici estremamente originali, molto, molto originali. Pensiamo, per chi conosce Roma, San Lorenzo fuori le mura, per esempio, ma per dirne una, se ne possono dire alcune altre. Tutto bene, dunque, o quasi tutto bene, ma nel VI secolo capita un altro grosso infortunio ed è l'invasione longobarda dell'Italia. L'invasione longobarda dell'Italia avviene 15 anni dopo che Roma è rientrata nell'apparato imperiale. Qual è la conseguenza di questa invasione? I Longobardi non occupano Roma, non ci arrivano, però praticamente pongono una frontiera proprio a ridosso del territorio romano ed è una frontiera mobile, è una frontiera pericolosa. Cioè incursioni, devastazioni, saccheggi, presa di ostaggi, taglieggiamenti, sono proprio sulla frontiera del territorio romano all'ordine del giorno per tutta, diciamo pure, sì, per tutta gli ultimi 30 anni del VI secolo. Questo comporta il fatto che Roma diventa una città di frontiera. Era appena diventata una città imperiale, resta una città imperiale, ma diventa una città di frontiera, con tutte le difficoltà del caso. Un ulteriore elemento, la popolazione crolla.
popolazione crolla, ma questo non a causa dell'invasione, non si riesce a capire esattamente perché, però, e non si riesce neanche a misurare esattamente. Noi quello che sappiamo, grosso modo, è che a metà del V secolo Roma ha circa 400.000 abitanti. Abbiamo una notizia che durante la guerra greco-gotica la popolazione di Roma si sarebbe ridotta a 500 abitanti. Questa notizia non è credibile, non è credibile, però diciamo dà il senso di quello che sta succedendo. Probabilmente gli abitanti sono molti di più di 500, qualche migliaio, però da 400.000 a qualche migliaio. C'è una bella differenza. E gestire una città di 400.000 abitanti o gestirne una di 10.000, 20.000, 30.000, e c'è una grossa differenza, no? Questo va tenuto presente. Le regioni non si conoscono. Potremmo anche. C'è un calo demografico in tutta Europa, ma c'è un calo demografico perfino in Oriente, ma anche Costantinopoli riduce i suoi abitanti. Stiamo quindi parlando di trasformazioni strutturali epocali proprio, che nel VI secolo diciamo, prendono consistenza e condizionano anche gli eventi e la gestione della città. VII secolo, passiamo al VII, se no non ci muoviamo più. VII secolo, che cosa succede? Ma di solito quello che anche nei manuali si trova, se si fa attenzione un momento alla situazione romana, di solito viene dominata la narrazione del VII secolo dall'evocazione di un grande conflitto teologico che si svolge tra precisamente il patriarca di Roma, cioè il Papa, e il patriarca di Costantinopoli, no? È un grande conflitto che verte su una delle questioni più difficili della teologia cristiana, e cioè sul problema della doppia natura di Cristo, no? Come sapete, anche in epoca di decristianizzazione si sa che Cristo, nella dottrina cristiana, è contemporaneamente Dio e uomo, è il figlio del Padre, ma è anche il figlio della Vergine Maria. E questo crea ovviamente un problema, insomma, il tentativo di razionalizzare una situazione di questo genere ha percorso tutti i primi secoli della storia della Chiesa. E nel VII secolo il problema si ripresenta sotto l'aspetto del monotelismo, di una dottrina che cercava di, come dire, accentuare, di dare più importanza alla natura divina di Cristo, figlio del Padre, no? E in qualche misura attenuare l'importanza della natura umana, cercando così di rendere ragione di questo grandioso paradosso, insomma, della doppia natura di Cristo. Ma su questo si scatenano dei conflitti dottrinali violenti, che poi diventano anche conflitti politici tra proprio i cinque patriarcati, cioè Roma, Costantinopoli, Antiochia, Gerusalemme e Alessandria, i cui patriarchi, soprattutto in Oriente, sono gente di grande cultura e di intelletto raffinatissimo. E quindi su questioni così difficili e sottili mettono in gioco delle abilità, diciamo, logiche e anche, come dire, ideologiche straordinarie, no? Il conflitto dunque sembra caratterizzare tutto il VII secolo, se uno lo guarda soprattutto sotto il profilo dei grandi eventi universali, diciamo. Se ci limitiamo viceversa alla realtà di Roma, cosa succede a Roma? Che cosa cambia a Roma? Beh, nel corso del VII secolo, Roma si pone, Roma vuol dire la popolazione romana, non solo i ceti dirigenti, proprio la popolazione, non solo il papato e la chiesa, ma tutto l'insieme di papato, ceti dirigenti, istituzioni, popolazione, aristocrazia, no, si pone piano piano, matura l'identità di essere una cellula autonoma di
avere un'identità autonoma, di essere un soggetto politico autonomo all'interno dell'impero. Da un lato questo proprio è, come dire, sollecitato dal Papato stesso, perché il Papa si oppone alla teologia imperiale, alla teologia dei patriarchi di Costantinopoli, e quindi in qualche modo diventa un perno di identità intorno a cui si raccoglie la città di Roma. Ma non è solo questo, c'è una trasformazione della società. La società è piccola, è ridotta, l'abbiamo detto, gli abitanti sono pochi, sono qualche decina di migliaia, però qualche decina di migliaia in questo secolo VII, a livello, come dire, mondiale, tranne le popolazioni del Medio Oriente, dell'Egitto, così, ma insomma se parliamo dell'Occidente, qualche decina di migliaia è una città importante, perché per esempio in Gallia le città hanno 1.000 abitanti, 2.000, se Roma ne ha 20.000 o 30.000, e Costantinopoli forse nel VII secolo arriva a 50.000 abitanti, ma è forse stato più grande, insomma. Allora, all'interno di questi grandi eventi, queste grandi trasformazioni, non dimentichiamo che nel VII secolo c'è l'espansione araba in tutto il Medio Oriente, che arriva alle soglie quasi di Costantinopoli, eh? Quindi veramente è un'epoca di trasformazioni terrificanti, insomma, dell'ordine del mondo mediterraneo, diciamo. E dunque, il fatto che si maturi una nuova società, maturi una nuova identità cittadina, la popolazione si riunisca anche intorno a sostegno della Chiesa di Roma e maturi una propria identità, nel senso di dire noi romani siamo un centro, un gruppo politicamente autonomo e, come dire, in grado di porsi come controparte perfino del potere imperiale. E questo è importante, voglio dire, cioè si sta creando una nuova idea di Roma e una nuova realtà, appunto, identitaria della città di Roma. Quindi il VII secolo è buio, molto buio, abbiamo pochissimi documenti, non sappiamo molto di eventi singoli, ma la linea di sviluppo è questa. Arriviamo al secolo VIII. Beh, secolo VIII, qualunque manuale ve la racconta, la cosa più importante che è successa, insomma, la cosa più importante è che nasce il potere temporale del papato. E i fatti sono noti, è inutile che io adesso li racconti a chi si interessa alla storia medievale, perché insomma è uno dei grandi caposaldi della storia medievale. Cioè il conflitto del papato con l'impero si rinnova tra alti e bassi, tra pacificazioni, ripresa di ostilità, nuove controversie teologiche, insomma, diciamo, è inutile entrare proprio in dettagli, diventa perfino noioso. Quello che succede è che a un certo momento i Longobardi minacciano nuovamente Roma. Il papato si è scollato, diciamo, dalla solidarietà con l'impero. C'è un terzo protagonista. Il terzo protagonista è il Regno dei Franchi. Il Regno dei Franchi, nel corso del VII secolo, è diventato la potenza egemone nell'Europa continentale. E nell'VIII si stabilisce un rapporto tra il papato, che ha una nuova, che ha una nuova consapevolezza di sé, e il Regno dei Franchi, che è la potenza egemone, questa alleanza si stringe contro i Longobardi che minacciano l'autonomia, l'indipendenza e comunque la tranquillità della vita del Papato e di Roma. L'alleanza si stringe. Tutti sapete che il Re dei Franchi, che ha questo curioso nome Pipino, che per noi è ridicolo, però era proprio questo, insomma, anche in tedesco, nella lingua dei Franchi, diciamo, suonava alla stessa maniera, e interviene in Italia, sconfigge il Re dei Longobardi e lo costringe a cedere le conquiste che aveva fatto a danno dei territori imperiali, cederli a San Pietro, donarli a San Pietro, invece di restituire all'impero, a cui i Longobardi li avevano sottratti invadendoli,
No? E Pipino sconfigge Longobardi e dice: no, ma a me di restituire l'impero non mi importa niente. Io sono venuto per difendere il Papa, questi territori li sgombrano i Longobardi e glieli danno a San Pietro, perché è titolare ovviamente della Chiesa di Roma e San Pietro, il Papa è il suo successore sul vicario, no? E quindi sarà il Papa a governare questi territori. La cosa continua, come tutti ricordate, e cioè non è definitivo a metà dell'VIII secolo questa costituzione di un potere temporale. E i Longobardi sono stati sconfitti ma non eliminati, quindi continuano a essere pericolosi. Il ciclo si conclude alla fine dell'VIII secolo, quando una nuova, come dire, una nuova, non dico alleanza, l'alleanza c'è sempre stata, ma diciamo una nuova convergenza di interessi e di azioni tra il nuovo Papa e il nuovo re dei Franchi, che è Carlo Magno, porta a una conquista definitiva da parte dei Franchi del Regno Longobardo, eliminazione del Regno Longobardo autonomo e quindi al consolidamento della sovranità del Papa sulle regioni dell'Italia centrale, Lazio compreso, Roma compresa. Il Papa diventa il sovrano di Roma. Questo è, diciamo, l'evento politico centrale. Poi ci sono tante altre cose, ma queste sono raccontate poi analiticamente, insomma. Nono secolo. Beh, il nono secolo è tutto dominato dalle conseguenze di questi fatti. Cioè, a questo punto Roma è sganciata dall'impero bizantino, non fa più parte dell'impero bizantino. Quelle tendenze all'autonomia che abbiamo detto caratteristiche del settimo si sono consolidate nell'ottavo, e quando il Papa diventa, come dire, per intervento dei Franchi, sovrano di Roma, ormai Roma non è più suddita dell'impero, non è più città dell'impero, no? Si è stabilito invece un collegamento con la nuova potenza dell'Europa occidentale, una potenza imperiale che è quella del Regno dei Franchi sotto Carlo Magno, ed è una potenza imperiale tanto evidente che nell'anno 800, come sapete, nel Natale dell'800, Carlo Magno a Roma viene incoronato imperatore dei Romani dal Papa Leone III. Questo è l'evento epocale, diciamo, che segna che cosa? Beh, segna l'ingresso di Roma in una nuova realtà geopolitica. Cioè, a questo punto Roma diventa il perno religioso di questo nuovo impero, che è un impero totalmente europeo e continentale. E quindi è cambiato un'altra volta, diciamo, l'inquadramento geopolitico di Roma. A questo punto, tutta la storia del IX secolo viene poi caratterizzata, cioè tutta, diciamo, dal punto di vista sempre delle relazioni politiche, la storia del IX secolo viene caratterizzata proprio dalle relazioni tra il papato e l'impero. Perché questa simbiosi che è stata messa in opera apparentemente a gran vantaggio del papato e si rivela molto pericolosa, nel senso che una volta che gli imperatori sono stati costituiti, gli imperatori franchi sono stati costituiti imperatori precisamente nella successione romana dell'impero, la volta che, come dire, il papato entra a far parte di questo impero franco, e gli imperatori vogliono comandare anche a Roma. Ma il Papa è diventato, per donazione dei Franchi, sovrano di Roma. Come la gestiamo questa situazione? Chi comanda a Roma? E nello stesso tempo a Roma cosa succede in questa nuova situazione di, diciamo, pace carolingia? Perché senza dubbio, per un certo periodo, il dominio carolingio dell'Europa ha creato anche in Italia situazioni di pace. Va bene, questo per dire come stanno le cose da un punto di vista di storia generale. E allora, forse potreste chiedermi, o potreste chiedervi, ma insomma, allora questo libro si parla solo dei papi.
perché in realtà anche questo breve riassunto che ho fatto, sempre il Papa come figura centrale, diciamo, parliamo solo dei papi, parliamo solo di storia della Chiesa, o stiamo parlando di Roma come città, la cittadinanza e via dicendo. Allora, è chiaro che non si può parlare di Roma in tutto il Medioevo, ma in gran parte anche nell'età moderna, insomma, semplicemente senza tenere presente il fatto che, precisamente come abbiamo raccontato, il Papa è il sovrano di Roma. Insomma, le cose vanno in alto e in basso, eh? Durante il Medioevo i papi spesso se ne devono andare da Roma perché i romani li cacciano. O non li lascio in pace. Quindi, insomma, non è una cosa tanto pacifica, però teoricamente, istituzionalmente, questo è, non si può fare una storia di Roma senza tenere presente che il papato è l'istituzione centrale nella storia generale di Roma. Certo, però, c'è un'altra istituzione che è altrettanto importante, che è la popolazione romana. Che matura una consapevolezza di sé, un'identità gestita ovviamente dall'aristocrazia, perché poi queste cose insomma, sono pilotate e anche come dire, interpretate da questi ceti dirigenti, però certamente la popolazione romana è l'altro protagonista della storia di Roma in questi secoli affrontati nel libro, ma in generale durante tutto il Medioevo e non voglio andare oltre, insomma, non voglio arrivare all'età moderna, che tra l'altro non è il mio campo di competenza, quindi non saprei come impostare il discorso per il Medioevo sicuramente. E allora, appunto, il libro dà, secondo me, giustamente, non perché l'abbia fatto io, ma perché è un dato oggettivo, dà tutto lo spazio che serve alla crescita, allo sviluppo, alla configurazione della popolazione romana come soggetto, appunto, istituzionale e anche morale, diciamo pure, protagonista della storia della città in questi secoli. E quindi parlare di questo significa anche parlare delle condizioni di vita, no? Condizioni di vita, abbiamo in parte accennato prima dicendo il degrado della città antica. E questa nuova società che si costituisce appunto dal punto di vista politico, come abbiamo detto, come vive in una città piena di ruderi? E gli archeologi classici sono preoccupatissimi, cioè sono disperati al pensiero che una cosa meravigliosa com'era Roma imperiale, la Roma dei fori, la Roma dei circhi, la Roma delle grandi terme gigantesche, ma insomma è andata a finire tutta sottoterra, è crollata. Ma questa gente nel Medioevo che faceva? Come vivevano in mezzo ai ruderi? Beh, non è vero che l'atteggiamento fosse così passivo. La gente viveva in mezzo ai ruderi, ma usava la città antica a fini razionali ed economici. Cioè il problema del riuso è fondamentale e caratteristico per questi secoli. Il riuso che avviene ed è un riuso economico, diciamo, e razionale. Cioè, usiamo tutto ciò che resta della città antica per far fronte alle necessità della città vivente, della città attuale. Questo avviene in diversi modi. Beh, uno è quello di utilizzare gli edifici antichi per andarci ad abitare dentro e andarci a lavorare dentro. C'è una grossa trasformazione del modo di vivere, proprio del modo di abitare durante questi secoli. Nella città antica, ma anche tardo antica, ancora di età costantiniana, noi sappiamo che esistevano queste grandi insule, no? Questi grandi condomini dove abitavano più famiglie, a diversi piani, oppure esistevano le grandi domus dei patrizi, dei senatori, quelle, no? Come dire, erano delle ville urbane, possiamo dire.
Ma adesso i senatori non ci sono più, la popolazione è diminuita, che ne facciamo di questa roba? E la usiamo. Progressivamente il condominio si trasforma in abitazione monofamiliare, non perché una singola famiglia occupi tutti i tutti i piani, tutti gli spazi, ma perché all'interno delle strutture, che in parte vengono demolite, in parte anche, come dire, crollano, ma vengono salvati degli ambiti in cui una singola famiglia si organizza per una forma di sussistenza locale, quindi col forno, col pozzo, con i buttatoi dove mettere l'immondezza, perché non c'è più un servizio pubblico, no? Però il riutilizzo è razionale. Cosa ce ne facciamo dei templi che non sono più luogo di devozione o di cerimonie, perché non siamo più in età pagana, siamo in età cristiana? Beh, li riusiamo. O ci mettiamo dentro una chiesa, trasformiamo il tempio in chiesa, o smontiamo il tempio e utilizziamo le colonne per fare, per esempio, un'altra chiesa, diversa nella struttura originale, nella progettazione. Usiamo questi elementi antichi che sono prestigiosi, restano prestigiosi, per creare un nuovo monumento altrettanto prestigioso. Quindi c'è un riuso razionale da parte di una popolazione che è diminuita enormemente nel numero e che vuol dire che tante parti della città non vengono abbandonate, però sono a popolamento rarefatto, diciamo, ma anche in questo modo vengono utilizzate tutte le risorse che, come dire, l'impianto urbanistico antico ha lasciato, non semplicemente così, per inerzia, ma al contrario con una gestione appropriata e utilitaristica. E questo è molto interessante, io trovo, insomma, perché? Perché è proprio il senso, di quello che dicevo prima, la testimonianza di una resilienza di una popolazione in condizioni difficili, no? E tuttavia che mantiene una capacità di adattamento e costruzione, un adattamento in positivo, non un adattamento in negativo. Ma poi scoperte archeologiche ormai non più recentissime, insomma, che però hanno trasformato completamente la nostra visione della società in questi secoli, il famoso scavo archeologico della Cripta Balbi, i cui risultati sono esposti nel museo della Cripta Balbi a Roma, in Via delle Boteche Oscure, beh, hanno fatto vedere che, insomma, in questi secoli, nel settimo, cioè in quel secolo che abbiamo detto il più oscuro del Medioevo, la gente si vestiva splendidamente. Forse non tutti, c'erano i poveri anche allora, c'erano i ricchi anche allora, ma chi poteva si procurava gioielli, si procurava oggetti anche da tavola di lusso, stoviglie di grande qualità importate, si producevano stoviglie di vetro di grande eleganza, tra l'altro. Queste venivano prodotte a Roma stessa, si producevano mobili con applicazioni metalliche molto eleganti, molto, ecco. Si importavano beni di consumo, cioè il quadro negativo deve essere bilanciato da queste informazioni, che sono informazioni abbastanza recenti per la verità, ma diciamo recenti nel senso di 30 anni fa. Il Museo della Cripta Balbi è stato inaugurato nel 2000 e tutto il lavoro preparatorio era stato fatto nei precedenti 15 anni, diciamo pure, ma è sorprendente, insomma, non ci si poteva immaginare. Precedentemente ci si immaginava che i romani vivessero proprio di stenti, strappando l'erba ai margini della strada per mangiare qualcosa. No, importavano vino, olio e prodotti, anche quelli che un'archeologa ha chiamato delicatessen. Importavano dall'Africa, le importavano dal Medio Oriente, continuarono ad importare tessuti di seta, per esempio, e si vestivano anche.
probabilmente arredavano anche le case, insomma, e non costruivano soltanto, cioè diciamo, non ricavavano solo case all'interno di strutture edilizie, diciamo, in parte degradate, ma progressivamente cominciarono anche a costruire case nuove, strutturate in modo diverso, e anche eleganti, e anche con una certa pretesa. E questo nel IX secolo, appunto, altri scavi archeologici molto, molto fortunati, ma anche molto ben fatti, hanno recuperato questo nuovo modo di abitare dei romani, a casa unifamiliare, accanto alla quale poi ci potevano ancora essere delle capanne. Certo, perché la popolazione è articolata, come dico, non sono tutti ricchi, non sono tutti allo stesso livello di efficienza economica. Ma c'è un terzo punto, c'è un altro aspetto di questa, come dire, resilienza costruttiva che viene messo in evidenza nel libro, e cioè la produzione artistica. E già ho accennato che si continua a costruire, e si continua a costruire monumenti con intenzioni propriamente, diciamo, di creare monumenti architettonici nuovi e importanti. Questo nel VII secolo avviene, diciamo, limitatamente, le risorse sono poche e i problemi sono molti. Ma quando si arriva, possiamo ricordare la chiesa di Sant'Agnese sulla Via Nomentana, per chi conosce Roma o per chi viene a visitare Roma, come un esempio splendido proprio di architettura degli inizi del VII secolo. Ma l'impulso costruttivo non solo si mantiene, ma cresce. E quando i papi raggiungono questa autonomia politica, che si unisce anche a un incremento delle risorse economiche, e si danno a una attività molto importante di restauri, abbellimenti delle chiese esistenti, tra l'altro le grandi basiliche costantiniane, le basiliche apostoliche, ma anche di costruzione di nuove basiliche. Io suggerirei di tenere presente, nel libro se ne parla, ma una visita a Roma, come dire, dovrebbe comprenderle, oltre a Sant'Agnese di cui ho appena parlato, la chiesa di San Crisogono, che si trova proprio all'inizio di Trastevere, ed è una chiesa spettacolosa. Quella che si vede adesso è una chiesa di XII secolo, ma se si entra nei sotterranei ci sono sottoterra precisamente ben tre chiese precedenti, tutte dedicate a San Crisogono, che sono cresciute una sull'altra con una serie di trasformazioni, di abbellimenti, che poi alla fine sono state negate, per così dire, dalla costruzione dell'ultima chiesa, quella del XII, che ha avuto come premessa il seppellimento delle chiese precedenti, che sono state recuperate con scavi archeologici, ovviamente, e sono oggi visitabili. E raccomanderei poi nel IX secolo, quando veramente come dire, la progettazione papale, la produzione di grandi monumenti diventa imponente, la chiesa di Santa Prassede, che a mio avviso è una delle chiese più belle e più suggestive di Roma, e che è una eccellente testimonianza del livello di cultura artistica e di cultura progettuale raggiunta appunto da chi? E da architetti, come dire, progettisti, ma anche ideologi del monumento, che hanno le loro radici precisamente nella cultura di Roma, nella cultura della città di Roma di questi secoli, insomma, dove gli apporti sono stati numerosissimi. E a proposito di apporti, l'ultima raccomandazione che vorrei fare per chi intenda, come dire, verificare sul campo quello che viene raccontato nel libro, è la chiesa di Santa Maria Antiqua al Foro, dove precisamente la complessità della vita culturale, intellettuale e religiosa e artistica di Roma in questi secoli, dal VI fino
all'ottavo, a tutto l'ottavo, è messa molto bene in evidenza, una chiesa di straordinario fascino ed è un documento centrale per comprendere proprio questo aspetto della storia della città di Roma in questi secoli cosiddetti oscuri, allora possiamo dire cosiddetti oscuri, che è precisamente la complessità culturale e la complessità anche della popolazione romana, che è molto ricca e molto, come dire, animata da apporti che vengono da fuori. Insomma, questo è il libro, Roma all'inizio del Medioevo. Dunque, sì, il Medioevo poi continua, ma questo inizio, come spero di aver messo in luce, è un inizio molto suggestivo. E come si può sopravvivere alla caduta dell'impero romano e a tutte le disgrazie successive, creando una nuova città e creando pure una nuova cultura cittadina. Quindi raccomando una cosa: se vi piace il libro, se vi piacciono gli argomenti, e quando venite a visitare Roma, chi ci abita lo può fare facilmente, chi viene in gita turistica, utilizzate questo libro anche come guida per la visita. È facilitato perché alla fine del libro, l'ultima pagina, è un elenco dei monumenti e dei siti importanti che si possono vedere a Roma e che risalgono all'epoca di cui stiamo parlando. Quindi, volendo, sfruttando la struttura a capitoletti separati, per ogni monumento qui elencato trovate una sorta di guida al sito, oltre che il discorso generale che ho cercato di presentare. Vi ringrazio e mi auguro che il libro vi possa interessare. Professore, certo che interesserà sicuramente e anche io mi sento di consigliarlo a tutti, quindi ricordo il titolo: Roma all'inizio del Medioevo. Storie, luoghi, persone, secoli VI e IX, appena pubblicato da Carocci, di Paolo De Logu, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite, che io ringrazio tantissimo. Mentre a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potrete trovare tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato fino ad oggi. Professor De Logu, grazie ancora e a presto. Grazie a voi, a presto.